è mai stato scritto nulla, è un film che si è scritto col tempo, è un film che si è scritto al montaggio, che si è strutturato al montaggio, un film che attraverso il montaggio ho capito che dovevo staccarmi totalmente dall'esperienza del girato e far sì che tutto diventasse qualcos'altro e che si trasformasse in una struttura totalmente staccata dalla mia esperienza e anche da quello che avevo passato negli anni. Io devo raccontare un film dove non c'è un inizio, non c'è una fine, non c'è una trama, ma anche non c'è la storia dei personaggi. Quindi questi personaggi devono apparire e sparire. E ogni storia deve contenere la storia successiva, e la storia successiva deve contenere la storia precedente. E in tempo ci devono essere questi tempi di respiro, che sono i tempi del raccordo, di questo vortice che ci attorna. Quindi la parola chiave era la sottrazione e la trasformazione di un luogo in qualcos'altro e la sottrazione di informazione. Quindi non documentare, ma far sì che quello spazio diventasse un'altra cosa, e quindi di togliere informazioni, di chiudere la porta anziché aprirla. Noi apriamo la porta verso la realtà, vediamo tante cose, e però questa porta va chiusa. La sfida è stata: quanto posso chiudere questa porta affinché tutto si regga? Reggio, salta! Vorrei provare le vostre droghe! Reggio, salta! Vorrei provare le vostre droghe! Qui in alto, Reggio! Le mani sempre davanti, davanti! Aspetta, aspetta! Presenza di rumori, squittii di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente. Sì, abbiamo un salone grande, sì. Facciamo bed and breakfast. Sì. E facciamo bed and breakfast. Mi spavento, non è vero da chi al mondo. Ti dirò, te l'ho annusata talmente tanto che probabilmente qualcosa ha perso, sì. Probabile. È proprio una stupidaggine, te. Però a noi che siamo una vita dentro l'acqua e non ci interpellano mai, non importa mai nessuno, vero te? Che dici te? Va bene così? Andiamo avanti, che ce lo dico.